Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie di Uncharted 4. Capitolo 18, di conseguenza, vabbè, episodio 18. Siamo qua, siamo in quella che dovrebbe essere l'entrata del quartiere barra città di Avery, ovvero New Devon. Niente, siamo qua. Ho avuto culo perché ho beccato subito, cioè almeno distinto, visto che sto subito, non so nemmeno se ce l'ho a fare così. Ho sinceramente paura, anzi veramente paura, che questa strada mi possa portare a classi tesorini inutili che io non sopporto per quanto riguarda il proseguo di questa serie. No, credo di no. Boh, proviamo. Comunque, andiamo avanti. Che cazzo fai, Nathan? Andiamo un po'. E ora? Ah, meno male. Pensavo si potesse arrampiare lì. No, vedrai, è proprio il continuo di... Sì, sì, c'è preso il filmato. E che culo, è il continuo proprio della storia. Stai bene? Sì. Wow. Benvenuta nel quartiere di Avery. Bel posticino. Non fosse per i cedimenti strutturali e i danni dell'acqua. Beh, devono avere problemi con gli scarichi. Qui un idraulico farebbe fortuna. Bene, allora. Sembra che qualcuno abbia fatto saltare la diga e allagato tutto. L'avevo dimenticato. Sei bravissima. Puoi dirgli anche grazie, Elena. No, vabbè, continua a tirartela. Dovessi scommettere, direi quella. L'unica ancora intatta. Beh, anche tu non sei male. Ah, meno male, via, siamo un po' ripresa. Ho letto qualche libro. Merda. Cosa? Che c'è? Porta principale. Sam. Samu. È ancora vivo. Sì, per ora. Andiamo. Vai. Allora, c'è da andare qui giù. Occhi aperti, sento puzza di shoreline. Certo. E ora? È in acqua per forza, sperando infatti. Potete vedere se esca in acqua se muore. Comunque per adesso alle spiagge bianche di Bada, vi? C'è l'acqua celeste, barra bianca. Vabbè. Sarà la soda anche vi. Boh. Andiamo avanti, dai. Andiamo un po'. Comunque colori stra mega folcloristici, via. Ma io. Volevo saltare per andare proprio veloce invece. C'è da arrampiarsi, andiamo un po'. Una porta. Bisogna andare qui? Speriamo di sì. Giù. Attenta alla chiorba. Va? No, aiuto. Sono in difficoltà. No, spero di no. Io ho questo. Era la casa. Un drago. Ma butto via. Perché è arrivata, vai, eccola. No, dicevo, è arrivata la mira. Via, scomincia. Comincia a sparare, bordalo, via, vieni. Non c'è nulla, si spara subito. Sì, presso individuato. Devo andare sott'acqua, yes. Meno male, vai. Su. Di va. Perché si bisogna andare di va, vero? Sì. Che se c'è la luce, meno che non sia Gesù che ti dice guarda sei morto. A regola c'è una via, infatti. Anche se vabbè, la luce non era bella della via, però. Va bene uguale. Via, andiamo avanti e stiamo zitti. Vedo un po' in forma, buonasera. Salve. Guarda, c'è qualcosa.
Ok, il corrente è troppo forte. C'è un cosino per agganciarsi. Devo andare qui su? Allora, c'è cose qui. Una cassa. Cosa serve questa cassa? La buttare sotto? Eh sì, c'è il timone. Andate di là. L1. Devo tirarla su. Vieni da papà. Lei è qui, sa per cosa. C'è anche la salitina, cioè dovresti fa cara cassina a salire. Vai, no, ti prego. Aspetta, forse vai, meno male, infatti è possibile prenderla col triangolo. Che cazzo la metti? Ah, lì su. Vai. Dopo di te. No, che gente. Vuoi usarmi come? Sì. No, mi comporto da gentiluomo. Mi sto solo prendendo in giro. Pensa già la vita a prendermi in giro. Grazie. Oddio. Fatti di burro questi signori. Chiaramente che claccia, si vede chi si è messo, ma dietro. Crolla tutto un cascanulla, vieni, nel senso. Io buono lì. Non si va, andiamo avanti. Stai bene? Sì, sto bene. Tu? Forza. Ora si deve fare un modo. Vabbè. Sono dietro di te. Ci posso salire. Allora. Ah, io, qui sotto. Pensavo dove è prima se casco. No, sembrerebbe di no. Andando, così spero di azzeccare la strada. No, troppo. Devi buttare, devi andare di va. Ci tocca una rete notata. Vai. Oh, non ce la fa. Accidente, allora. Io. Grazie. Ora ce la potrebbe fare. Vediamo. Sì. Ok. Leggo. Grazie. Sei perfetta come contrappeso. Ora secondo me c'è da andare velocemente di va. E poi arrampiarsi lì, infatti. Un po' troppo. Un po' troppo orrente, direi. Trovo un modo per farti salire. Cala lì a spregio. Dovrebbe funzionare. Ok, allontanati. Siamo. Vieni ciccia, sali.
Sta bene su, infatti, visto un po' di luce. Ok. Guarda, il sigillo di Thomas Tew. Quindi questa è la sua villa. Comandante in seconda, quasi in cima alla gerarchia. Boia, da lì. Santo cielo. Siamo arrivati alla festa. Mi sa che siamo in ritardo. Ehi, Nate. Guarda qua. È un altro sigillo. Oh mio Dio. Che c'è? Sono loro. Elena, sono i capitani pirata che hanno fondato Libertalia. Che diavolo è successo qui? Sì, effettivamente mi si spiega, sono morti tutti così. Direi alcol scadente? Probabile. Pensi sia stato una specie di suicidio collettivo di un culto pirata? Non credo. Non è da loro. A nome di Lord Avery siete invitati nella mia villa domani al tramonto. È finalmente giunto il momento di cessare le ostilità e radunarci sotto il vessillo di Dio e della libertà. Firmato Thomas Tew. Tu che dici? Thomas Tew e Henry Avery. Gli anfitrioni sono scappati senza sparecchiare. Non molto elegante da parte loro. Bene, quindi questi hanno scatenato una vera rivolta decidendo di tenersi il tesoro. Avevano eliminato i coloni, ma avevano questioni tra loro. E suppongo che le cose siano incasinate. Quindi Avery e Tew invitano gli altri qui per... come diceva? Cessare le ostilità. Cessare le ostilità, sì. Avery propone un bel brindisi. Addio alla libertà! Per mille balene e tutto. E tutti bevono un sorso. Tranne loro due. E in un attimo, il tesoro di Libertalia diventa proprietà esclusiva di due uomini. Erano i più grandi pirati della storia. E sono tutti morti. In un istante. Tutti a questa tavola. È incredibile. Già. Ehi, mi spiace. Io... mi spiace. Tutto ok. Quindi, visto che i nostri anfitrioni non sono alla villa di Tew, dovremmo andare da Avery. Già. Andiamo. Ecco, per i posteri. Ehi, di qua, piano. Ehi, attenta. Sto bene. Strano, eh? Ce l'ho fatta. Andiamo in cima. Ehi,
È già salita, probabilmente, direttamente davanti. Ma come mai queste osi? Specialmente all'interno della villa di Henry Avery. Parola del giorno: ostentazione. Perché non uccise Thomas T? Era il suo braccio destro. Ehi, la Shoreline ha barricato la porta principale. E si è lasciata dietro delle impronte di fango. Vediamo dove conducono. No, pensavo dovesse andare di là, invece devo andare lì. Giusto. Strano non aver incontrato ancora nessuno. Sì, sembrano svaniti nel nulla. Non saranno dei pirati fantasma? Non dirlo neppure per scritto. E qui dove? Dove sei? Sei su, dove sei? E qui. Nate, vieni a dare un'occhiata. Elena, guarda qui. Le orme conducono a questa porta. Cavolo, è bloccata dall'altro lato. Perché bloccare la strada? A meno che... abbiano trovato qualcosa. Aiutami a sfondarla. Sì. Oddio. Vai, si incomincia. Io non muore. Andiamo qui. Io un'altra volta questa, non mi guarda. Vedi? No. Siamo. Ci siamo, pronte? Salve! Ehi là! Cos'è? È una lettera firmata da Eve. Davvero? Leggila! Miei fedeli sudditi, mentre il sole tramonta sul nostro glorioso paradiso, dobbiamo impegnarci a preservare le nostre ricchezze.
Più il traditore conosce i nostri segreti. Dobbiamo agire in fretta. Distruggere la diga, purificare il New Delphi. Ci siamo. E trasferire il tesoro sulla mia nave attraverso il passaggio. Più Ever si scontrarono. Sei sorpreso? Non più di tanto. Tieni. Grazie. Proviamo quel passaggio. Quindi, dove sono andati? Pirati fantasma. Guardiamo in giù. L'accendino di Sam. Sì, di proposito. Qualunque cosa stiamo cercando deve essere qui da qualche parte. Questa stanza deve avere un'altra uscita. Forse il passaggio citato da Avery nella lettera. Ma dov'è l'interruttore? È incredibile. Che c'è? Cosa hai trovato? È una copia dell'ordine di cattura britannico di Avery. Sembra fosse fiero di essere l'uomo più ricercato del mondo. Nate. Sì, trovato qualcosa? Credo di sì. Per fortuna hanno già fatto tutto loro. Come hai fatto? C'è un'impronta esaminata in corrispondenza di Libertalia e l'ho premuta. Ottimo lavoro. La lettera diceva che Avery voleva trasferire il tesoro sulla nave. Già. Penso... Penso che non abbia più importanza. Andiamo. Occhio alla testa. Sì. Oh. Avery si era costruito una grotta antipanico. Mi chiedo dove porti. Ah, yeah. Strano, anche questo. Ah. E niente, con la chiusura, no? Sto a vedere questo cancellone, porte, le pare, no? Si conclude anche il capitolo 18, di conseguenza anche il mio episodio. L'episodio 18, insomma. Quindi niente, come avete visto inizia il nuovo, che è il 19esimo. E quando è così lo sapete, si arriva alle conclusioni. E le conclusioni cosa diranno sempre? Che vi saluto e vi aspetto nel prossimo episodio. Detto questo lo faccio. Ciao! Vi aspetto!